Il Carpi vince 4-1 contro il Pineto, due gol per tempo nella prima frazione di gioco. Puletto sposta gli equilibri, così poi da lì a poco Gerbi segna il gol del 2-0, primo tempo che si chiude con questo risultato. Nella ripresa la musica non cambia, Gerbi cala il tris in avvio di ripresa, poi nel finale Shakir riapre i conti solamente in parte, ma pochi secondi dopo arriva il poker di Stanzani per il 4-1 Carpi, Carpi che sale a quota 17 punti in classifica. Finisce 1-1 tra Arezzo e Ascoli, succede tutto nel secondo tempo, bomber Corazza sposta gli equilibri, porta avanti l'Ascoli nella ripresa, 20 minuti più recupero dalla fine, però Pattarello rovina la festa così, Ascoli che pareggia ancora e che non trova la vittoria in campionato da 9 turni. Secondo pareggio nelle ultime tre gare per il Pontedera che pareggia con il Milan Futuro 1-1, succede tutto nel primo tempo, Italeng porta in vantaggio il Pontedera, Jimenez pareggia invece per i rossoneri, un punto a testa che non sposta le cose in classifica, Pontedera che rimane a più 2 dal Milan in classifica. Campobasso vince 3-0 contro la Lucchese. Primo tempo molto divertente, Sonny D'Angelo sposta gli equilibri e porta in vantaggio il Campobasso quasi alla mezz'ora di gioco. Di Nardo nel finale su una follia di Palmisani segna il gol del 2-0 dal dischetto, lo stesso Di Nardo che nella ripresa poco dopo l'ora di gioco cala il tris chiudendo definitivamente i conti, Campobasso che vola al sesto posto del girone B. Quattro gol e tanto divertimento tra Legnago Salus e Perugia, a passare in vantaggio è il Legnago che va a segno con Demirovic, gol dell'1-0 arrivato praticamente in pieno recupero di frazione, nella ripresa però la ribalta in pochi minuti il Perugia, prima segnando il gol dell'1-1 con Montevago e poi il 2-1 con Silla, gol molto molto discusso nel finale di partita, però il Legnago Salus trova la rete del pareggio con Martic, un punto a testa che non sposta le cose in classifica, Legnago che rimane ultimo a quota 7 punti. La capolista cade in casa della Vispesaro, finisce 1-0 a segno Okoro nella ripresa, Pescara che non riesce a agguantare il pareggio ma che comunque rimane prima nel girone B a quota 29 punti con una partita in meno. Finisce 1-0 anche Gubbio Rimini con il Gubbio che torna a vincere dopo tre sconfitte consecutive, partita decisa nel finale da questo gol di Fossati. La Ternana vince a Corcia sul Pescara, successo per 4-1 e vittoria rimonta perché a passare in vantaggio è proprio la spalla, segno con Carlson nel finale di primo tempo, sempre nel primo tempo rimane in 10 uomini la spalla e allora la Ternana nel secondo tempo inizia a divertirsi, pareggia prima con Curcio, poi Donati segna il gol del vantaggio, il gol del 2-1, nel finale spazio anche al tris firmato Cianci in pieno recupero, spazio anche a Ferrante, si aggiunge anche lui alla lista dei marcatori di quest'oggi. La Ternana vince la seconda gara consecutiva e si porta a 26 punti in classifica. Quarta vittoria nelle ultime 5 partite per la Torres che batte anche la Pianese, D'Ametto sposta gli equilibri così in avvio, il primo tempo che si chiude così nella ripresa, Diakité raddoppia quasi al quarto d'ora più recupero dalla fine e poi 3-0 di Scotto direttamente da centrocampo, gol fantastico, Torres che vola al secondo posto del girone B a quota 28 punti. L'unico match del girone B a essersi concluso 0-0 è Sestri Levante Entella.